Professore, in questi giorni si parla dell'allerta antiterrorismo, chiaramente in tutta Italia, anche a Salerno sono arrivate le barriere. Si è discusso molto della questione estetica, che immagino non la interessa molto, insomma l'obiettivo è quello di tutelare la sicurezza dei cittadini, appunto. Sì, noi abbiamo messo in opera delle difese passive sul territorio, unitamente anche all'amministrazione comunale, perché abbiamo lavorato in sinergia con il comando della polizia locale. Abbiamo cercato nei sopralluoghi di tenere presente quali erano le aree più a rischio e al momento abbiamo individuato il lungomare di Salerno e l'area, la zona del corso. Ovviamente l'apposizione, diciamo, di queste barriere, nell'apporre queste barriere si è tenuto conto di una serie anche di altre problematiche, per esempio il passaggio delle ambulanze, dei vigili del fuoco, anche il rispetto per i residenti. Nella valutazione di situazioni di ordine pubblico, un questore fa delle previsioni ovviamente, certamente noi sapevamo che non c'era un numero alto, però abbiamo dovuto, diciamo, impiegare un numero di agenti anche per evitare che ci potessero essere delle contromanifestazioni e quindi potessero generarsi delle situazioni critiche sotto il profilo dell'ordine pubblico. La cosa è andata bene, ma anche per la maturità dei manifestanti e dei contromanifestanti. E allo studio anche con il prefetto, certamente un rafforzamento sul territorio, ci sarà sicuramente un comitato provinciale anche con l'intervento ovviamente del sindaco, quindi lì studieremo le possibili soluzioni che comunque tenderanno a rafforzare sul territorio del lungomare una presenza di forze dell'ordine. È una disciplina di origine israeliana, prettamente militare. Negli ultimi tempi sta avendo maggiore conoscenza e divulgazione, in quanto con la Federazione Italiana Krav Maga, presentando al Presidente Giuseppe Palma, stiamo facendo una proiezione, una portata a conoscenza su tutto l'intero territorio nazionale ed europeo. Tra cui in collaborazione con il Comune di Salerno, Provincia e Regione, già da qualche anno stiamo proiettando dei corsi di difesa personale gratuiti per le donne, tra cui l'ultimo che abbiamo fatto ha avuto una partecipazione di 250 donne, quindi ed è ritenuto, quantomeno abbiamo instaurato un programma facilitando un attimino quello che può essere l'apprendimento, la messa in opera, fatto prettamente per le donne, grazie alla sua fruttività, alla sua semplicità e il suo fine di poter arrivare a una condizione dove possa esserci la risposta giusta al momento giusto. Ecco, difesa personale, lei diceva, soprattutto mentale, qual è il principio fondamentale della disciplina? Allora, noi per arricchire questo progetto abbiamo creato una sorta di sinergia con un gruppo di psicologi e psicoterapeuti, dove oltre a quello che è l'azione fisica materiale, facciamo un percorso, uno studio di controllo psico-mentale, la gestione della paura. La paura è nata, fa parte di noi, tutti noi abbiamo paura. Il momento che qualcuno voglia dichiarare la sua fruttità, la sua semplicità e il suo fine di poter arrivare a una condizione dove possa esserci la risposta giusta al momento giusto. Difesa personale, le diceva, soprattutto mentale, qual è il principio fondamentale della disciplina? Allora, noi per arricchire questo progetto abbiamo creato una sorta di sinergia con un gruppo di psicologi e psicoterapeuti, dove oltre a quello che è l'azione fisica materiale, facciamo un percorso, uno studio di controllo psico-mentale, la gestione della paura. La paura è nata, fa parte di noi, tutti noi abbiamo paura. Il momento che qualcuno voglia dichiarare o dichiari di non aver paura è un folle. La paura è umana. Quindi la cosa su cui noi lavoriamo e tendiamo di dare una risposta è lo studio, il controllo e la gestione della paura. I cosiddetti corpi speciali. Nessun uomo nasce speciale. Lo ci si diventa con delle caratteristiche che si possono acquisire mediante degli allenamenti e dei programmi di studio fatto da professionisti. Sindaco, domani primo giorno di scuola, c'è da risolvere la vertenza dei vigili, qual è la posizione del comune?
Stiamo verificando gli aspetti sindacali insieme al comandante Cantarella, che mi relazionerà da qui a qualche minuto per capire qual è l'ubico system della materia. Noi faremo in modo che ci sia un servizio adeguato. Gli aspetti sindacali sono sacri, sono assolutamente da tenere in considerazione, ma ci sono aspetti che afferiscono al ruolo e al dovere dei nostri agenti, che peraltro svolgono una funzione importante, rispetto al quale noi li chiameremo a rispondere, a responsabilità morale sarebbe dire addirittura. Quindi grande considerazione, ma anche grande fermezza nel richiedere momenti di partecipazione alla vita civile che sono assolutamente inderogabili.